lunghissima attesa sino a sabato e poi domenica. Capiremo se si gioca sabato o domenica. Lunga attesa perché il Napoli è vicinissimo allo scudetto. Partiamo. Cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro. Buona festa della Liberazione a tutti gli amici all'ascolto. 25 aprile è un giorno molto importante per la nostra Repubblica e per quanto riguarda lo sport un giorno in meno verso Napoli Salernitana, Inter Lazio, verso l'ipotesi di spostamento in questo momento molto remota. Sono le 13:14. Saluto Gigi Soriani in regia che vi parla, Dario Sarnataro. Tra un istante andremo anche al nostro primo ospite, riassumendo anche quanto detto poco fa da Gianluca Gifuni. Non è ancora certo che venga spostato, anzi è molto improbabile ad oggi che venga spostata Napoli Salernitana domenica. È in corso in questo momento, mentre vi parliamo ancora, un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, in collegamento con il remoto anche il presidente De Laurentiis che è negli Stati Uniti d'America e tutti gli altri ovviamente funzionari, e il prefetto Palomba che i microfoni di Teleclub Italia ha anticipato qualche tema, anche se sono dichiarazioni precedenti a questa riunione ancora in corso in questo istante. Palomba ha detto la Lega determina gli spostamenti, non possiamo farlo noi, vedremo se ci sono situazioni di ordine pubblico da valutare. Ad oggi non vediamo rischi, vogliamo organizzare al meglio questa festa. Conoscendo Napoli ci saranno 48 ore molto lunghe, l'utenza del Comic-Con che da venerdì in programma a Napoli è diversa, verranno fatte valutazioni, non abbiamo parlato di maxi schermo al Maradona, ci sarebbe da eventualmente spostare anche un'altra partita. In questo momento è la Lega che decide. Così il prefetto Palomba prima della riunione, in questo momento la riunione è in corso. Però saluto Antonio Giordano, Corriere dello Sport, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno a tutti. Buongiorno e buona festa della Liberazione. Con te vorrei parlare chiaramente anche di tutto quello che sarà la festa. E infatti chiediamo al 339-666-9990, cari amici all'ascolto, come vi state preparando per l'evento che ci sarà. Potrebbe esserci sabato domenica, potrebbe anche non esserci. Ricordiamo, se il Napoli non batte la Salernitana o se la Lazio vince a Milano, tutto va spostato a magari alla gara infrasettimanale. Vi daremo conto, speriamo entro le 14, se dovesse finire questa riunione in prefettura in tempo, altrimenti questa sera dalle 20 alle 21. Intanto Antonio, un flash, poi devo andare di nuovo in pubblicità e apriamo i telefoni allo 081-63-6363 per rivolgere domande a te. Antonio Giordano ha scritto delle cose bellissime oggi sul Corriere, un'intervista bellissima all'ingegnere Ferlaino, perché insomma le luci tornano su Napoli, le luci dello scudetto, i ricordi impolverati vengono appunto ripuliti da questo Napoli meraviglioso. A 30 anni mi sono sembrati veramente troppi, non è arrivata la città umida del genere, ma non è colpa di nessuno, forse anzi colpa della storia stessa che sta dentro di noi, e quindi delle difficoltà di riuscire a rimettere ordine dentro perlomeno le gerarchie del calcio. È stato molto bravo De Laurentiis, è stato bravo Giuntoli, è stato bravo Spalletti, sono stati bravi i giocatori. E credo che sia giusto anche sbilanciarsi ora nelle celebrazioni ancora prima che arrivi la matematica, perché l'ipocrisia già bambina. Beh, se persino un iperscaramantico come me lo dice Antonio, vuol dire che il concetto è il più 17, chiaramente, perché non è che il Napoli è primo con 5-6 punti, è più 17 punti. Quindi se non è domenica sarà martedì mercoledì, se non è martedì mercoledì sarà altro domenica al massimo. È accaduto qualcosa che va al di là della storia persino, perché 17 punti non li ha dati mai nessuno a nessun altro, perché come scrive oggi il Corriere, mi sembra il collega Fabio Tarantino, nessuno nella storia del calcio italiano ha vinto lo scudetto con 6 giornate d'anticipo. Torino, io pensavo sempre che non ci potesse andare come immaginazione, no? Perché credo che nell'immaginifico collettivo popolare di chi non, ovviamente non c'era, però ha raccolto la narrazione, quella era una squadra di invincibili non per caso, e il Napoli più o meno ha dato questa impressione qua, perché oggi ci sembra tutto così semplice, banale e quasi scontato, ma tutto questo l'ha reso il Napoli, cioè il Napoli è andato a vincere ovunque. E se qualcuno prova, come dire, a minimizzare attraverso la rievocazione della sconfitta e delle eliminazioni in Champions, non ha capito nulla,
non ha capito nulla di descalzo. Hai detto una cosa molto bella, Ferlaino, a te, Antonio, poi devo correre in pubblicità, perdonami, torniamo però tra un istante, sì, con te, con gli amici. Hai detto una cosa molto bella, no? Non deve essere assolutamente, come termine utilizzato, non me lo ricordo precisamente, più tu sicuramente che l'hai scritto l'articolo, questa delusione Champions non può assolutamente scalfire la storia del terzo scudetto a un passo, giusto? Una cosa del genere. Sì. Però poi ha detto ancora un'altra cosa che dà la statura del personaggio e spiega che cosa sia, cosa rappresenti puoi fare il presidente del calcio. E lui a un certo punto ha detto: io, non importa quanto io sia felice, è sufficiente che io lo sia, perché io non ho mai avuto il tempo di essere felice. È vero. E non avere il tempo di essere felice quando hai vinto due scudetti vuol dire che non con Maradona stati, certo, vuol dire che tu non sei riuscito a gustarti nulla. È vero. Quindi è giusto così, ma è giusto che sia felice la città, è giusto che se la godano, che la vivano con l'equilibrio, col senso civico che ci aspettiamo da tutti, però che la vivano. Assolutamente sì, che non sa. È vero, ci sono molte generazioni, non solo quelle 35enni, 40enni più o meno, che hanno vissuto il primo scudetto e il secondo, ma anche quelli ovviamente molto più giovani. Ci fermiamo, giusto 150 secondi, poi con Antonio Giordano apriamo le linee 0816363663 per rivolgere domande al nostro Antonio Giordano. Poi, ripeto, vi daremo conto, speriamo entro le 14, di eventuali novità, ma al momento, come era ieri, come abbiamo detto già ieri anche per volontà del Napoli, non c'è, è quasi sicuro, insomma, che si giochi sabato per Napoli, Napoli-Salernitana, e domenica Inter-Lazio. Ci fermiamo 150 secondi. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, che vi pare sempre Dario Sarnataro. Allora 0816363663 per rivolgere domande ad Antonio Giordano, che con noi la frase precisa di Ferlaino, a proposito di quello che dicevamo prima, è questa: uno scudetto è un evento troppo grosso per essere mischiato con pensieri tristi, non può esserci neanche un minimo rimpianto, riferimento alla Champions e tante altre cose molto interessanti ha detto Ferlaino. Vi consiglio di leggere questa intervista e anche altro che è uscito oggi sul Corriere dello Sport. Antonio, la città si sta preparando, però c'è subito per te un ascoltatore. Ettore, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Scusami, io volevo un attimo intervenire su questo coinvolgendo Antonio Giordano, sì, su questa polemica che si è innescata con questa lettera al Corriere della Sera del tifoso napoletano, sì, al quale ha risposto Aldo Cazzullo. Sì. Io credo che, e anche diciamo sull'intervento del direttore del Napolista, io credo che diciamo, come ha detto giustamente il professor prima al telefono, nel suo intervento, noi non dobbiamo separare le opinioni dai fatti. In questa circostanza il vittimismo non l'ha fatto il Napoli, il vittimismo lo sta facendo la Juventus, e il Napoli non ha fatto nemmeno vittimismo per quello che è successo in Champions, con diciamo, se solo giustamente accennato, ma non la società, forse qualche tifoso, qualche giornalista, ha solo sottolineato l'inadeguatezza, okay, no, scusami, fammi completare. Non sia, diciamo, sia questa l'occasione di questa vittoria del Napoli, sia l'occasione anche per tutti quanti noi, giornalisti, l'opinione pubblica, i tifosi, insomma, chiunque, di un riscatto, diciamo, anche, come dire, uno scatto in avanti, perché questa storia che ci dobbiamo accontentare dello zuccherino che Aldo Cazzullo, diciamo, cita il napolista, e quindi perché non è, diciamo, ha assunto una posizione diversa, penso che debba finire. Penso che bisogna, anzi, è l'occasione per come dire, mostrare i muscoli e dire che il Napoli, ma non solo nello calcio, non può sempre stravincere per ottenere quello che merita. In questa circostanza il Napoli vince lo scudetto perché l'ha stravinto, ma se le cose fossero state, diciamo, la storia ci insegna che tutte le volte che siamo arrivati lì, parliamo di calcio in questo momento. Sì, è vero, appunto non c'è riuscito. Grazie Ettore, devo salutarti perché altrimenti tutto il blocco va via con le tue considerazioni interessanti. Devo dire che anche a me non è piaciuta l'uscita di Aldo Cazzullo.
anche altre situazioni non mi era piaciuto. Io non credo che il Napoli piange, perché insomma poi se il Milan per l'Atletico Madrid, la Juve per il Madrid eccetera protesta, lì sono proteste giuste, serie, circostanziate, con i 50 euro in mano di qualche collega. Se invece da queste parti lo si fa, piangiamo. Sono stereotipi che credo che un scrittore importante come Aldo Cazzullo, mi è sembrato strano che sia caduto in stereotipi lui comuni davvero triti ritriti. Mi piace molto che, poi lascio la spazio a Antonio Giordano che ha cose da dire molto più intelligenti delle mie, che Ferlaino ha detto, mi piace molto che Ferlaino abbia detto, ma separiamo le cose sociali, il Napoli ha vinto con competenza, con programmazione, perché dobbiamo dire sempre una vittoria, anche un riscatto sociale, ma perché? Antonio. No, la retorica di Pancia da sempre un po' fastidio, non entro nel merito di quello che ha scritto Cazzullo perché non mi permette assolutamente mai di discutere, poi tra l'altro senza eventualmente un contraddittorio di persona, mi sembrerebbe elegante, però prendo atto di quello che ha detto da ascoltatore, lo lascio lì, la mia teoria è molto più prossima alla tua, cioè nessuno sta piangendo nel momento in cui si fanno delle analisi. E non siamo certo noi a piangere, anche perché noi facciamo il mestiere di giornalisti, qualcuno potrebbe anche non ricordarsene se vogliamo, però se si fanno certi ammettati e non ci si limita a separare l'opinione dai fatti, i fatti sono quelli, e non significa poi lamentarsi o pensare a forme di complottismo che non esistono. Esistono delle verità. Appunto. C'è stato un arbitro, il signor Kovac, che non si è accorto o ha dimenticato il regolamento e non ha ammonito Leao. Ce n'è stato un altro al VAR che non si è reso conto o ha valutato diversamente l'intervento di Leao. Ma affinché qualcuno abbia, come dire, una visione completa di quello che è il mondo. No, qua passa il discorso che noi piangiamo e non che Gatti deve essere espulso o dovrebbe anche. Leao che ha fatto una cosa che da regolamento è clamorosamente da ammonizione. No, poi questo snobismo settentrionale milanese a me va molto fastidio, sinceramente, molto molto fastidio. Vabbè. Io onestamente prendo atto che delle cose che accadono e chiunque che poi faccia quello che vuole, l'uso che voglia, la verità vera è dentro le immagini. Gatti assolutamente da un cazzotto a qua, il cazzotto va pulito con l'espulsione, basta, se punto. Se non c'è l'intervento del VAR, io ho il dovere di pensare qualsiasi cosa, perché se loro fanno, pensano diversamente da me, non sono io che sono fuori strada. No, anche perché purtroppo il passato recente, Calciopoli e altre situazioni ci hanno purtroppo indotto a essere sospettosi, purtroppo, non vorremmo esserlo. Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi, 25 aprile. A proposito di citazioni, prima della domanda, non so se Antonio Giordano, che io considero un grande proprio paroliere, mi permetto di usare questo termine, vuole commentare chi ha definito... Paroliere, cioè nel senso di scrivere canzoni? Ho capito che vuoi dire, cioè uno che scrive molto bene. È un poeta, è veramente un poeta, io lo leggo con amore, ogni volta, anche perché va proprio dentro le notizie. Domanda, non so se vuole commentare chi ha definito geniale Allegri. Non so se è a proposito di citazioni. E lui lo stima Allegri, però dai una domanda, Antonio, altrimenti perdiamo troppo tempo. No, ovviamente era un'allusione la mia. Sì. Vabbè, non so se Antonio dopo la vuole commentare. Sì, Volevo chiederti, Antonio, percentuale da 1 a 100, ovviamente, società, allenatore, giocatori, voglio le tue percentuali. Io ti dico, falla tu la percentuale, un gradino in più il gioco di Luciano Spalletti. Ciao Antonio, ciao. Grazie Antonio, grazie a te. 40 Spalletti, 30 gli altri, la penso come te. Vedi, Spalletti è il gioco, quindi evidentemente, come ovviamente suo quest'anno si è visto qualcosa che non si è mai visto nella storia del calcio più recente degli ultimi 30 anni. Si è visto per un grande periodo il Napoli di Sarri che ha riempito gli occhi, non lo dimenticherò mai, ma un calcio stellare. Però il Napoli di Spalletti col calcio stellare ci ha vinto lo scudetto e le differenze non mi sembrano poche. È vero, assolutamente vero. I quarti finale di Champions sono un punto di partenza, vincere uno scudetto in casa della Juve al 93 è stato fantastico. Prima la storia di Allegri. No, non ho capito, se forse consideri ancora geniale Allegri, forse perché l'hai detto probabilmente ai nostri microfoni qualche volta. Sì, io continuo. Credo che volesse dire questo, non lo so adesso. Sì, no, non mi lascio influenzare mica da piccole cose. Cioè io,
io ho il dovere di non ragionare di pancia, perché altrimenti farei male quello che... Giusto, bisogna essere... No, noi sai che la verità, Antonio, lo sto dicendo da un paio di giorni, che da queste parti, Radio Marte, Corriere dello Sport, viene considerato un quotidiano, è nazionale, ma molto vicino al centro e al sud, siamo molto più oggettivi di situazioni in cui a livello nazionale dovrebbero essere tali. Io di Allegri racconto, guardo la carriera, cioè la carriera di Allegri va oltre la Juve, cioè comprende anche Cagliari, Sassuolo... Milan. Devo dire, sì, Milan, cioè, comprende tutto, comprende un periodo, un momento, una fase. Non è che io posso analizzare una serata, un episodio, un atteggiamento, cioè, certo, quello che certo. Ha vinto più scudetti di tutti. Gira, no, questo video in cui pare che voglia ridere, fino a, ce l'avete fatta a vincere uno scudetto, una cosa del genere, mentre esce fuori, però insomma siamo al livello di, a me non sta simpatico Allegri, lo dico subito, però siamo a livello di a caldissimo con i tifosi del Napoli che appunto anche loro lo sfottevano, è chiaro che ci sta una risposta del genere, un po' meno quella di Landucci che sta girando in giro, ma sta girando, brutta, quella è brutta, tremenda, Landucci tremenda, veramente bruttissima, anche lì dovrebbe, ma non si entra, no, mica si entra, la Procura Federale mica farà un'indagine, chissà, vedremo. Intanto Antonio, buona festa. Credo, sì, prego. Credo che la Procura Federale qualcosa possa fare. Penso anch'io, visto che in passato per frasi anche volgari, simili o meno diciamo gravi, si è aperta un'inchiesta. Vedremo, in ogni caso ne daremo conto. Antonio, buona festa della Liberazione, un abbraccio forte. A tutti. E ti leggiamo su Corriere dello Sport. Grazie. Tra un po' altri grandi ospiti, i vostri messaggi al 339-666-9990. Come state, vi state preparando a quello che potrebbe essere un weekend tricolore, altrimenti sarà un martedì tricolore, altrimenti sarà il prossimo weekend, il 7 maggio tricolore, insomma dobbiamo solo attendere, questa bella è una bellissima attesa, non è un'attesa ansiosa, è un'attesa meravigliosa, godiamocela tutta. Pubblicità. Marte Spotlight. Marte Spotlight. Eccoci cari amici, allora i vostri messaggi in questo giorno della Liberazione, saremo in onda anche questa sera 20:21 con Emanuela Castelli per Marte Spotlight della sera. Un timbro per suggellare la forza di questa squadra e regalargli la storia, scrive questo amico, poi ancora sempre al 339-666-9990. Ah, è stato Zazzarone a definirlo geniale, Allegri, vabbè ragazzi, ma insomma che ce ne frega di Allegri, della Juventus e degli altri, pensiamo al Napoli, cioè pensiamo a festeggiare, a celebrare questo Napoli, come l'ha fatto meravigliosamente oggi, facendo riferimento ovviamente al cerchio che si chiude, 22 aprile 2018, gol di Koulibaly, Napoli vince a Torino con la Juventus, ma poi è finita come sappiamo, 23 aprile 2023, rete di Raspadori, Napoli che virtualmente, anche molto più che virtualmente, vince lo scudetto. Il commento di oggi sul Corriere dello Sport, meraviglioso come solo lui sa fare, di Mimmo Caratelli. Ciao maestro, buongiorno. Ciao Dario, saluto a tutti. Buon 25 aprile, caro Mimmo, saluto anche un altro grande, devo dire che bravissimo anche a scrivere e raccontare le storie, ma è stato un regista meraviglioso, Eraldo Pecci. Ciao Eraldo, buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao Eraldo, Mimmo. Che ciao, bello Mimmo. Sentirti. altrettanto. Mancano le tue battute, perché io qua devo scrivere, ho bisogno di qualcuno che me le suggerisce. No, ma guarda che se dopo ti fanno dei paragoni con me, voglio dire ti suicidi, voglio dire. Io vi lascerei il microfono per 10-15 minuti, però devo comunque assolvere il mio dovere di conduttore, quindi devo farvi le domande, perché so già che Caratelli e Pecci potremmo andare avanti ore con grandi cose, ironia, ma anche grande competenza. Caro Mimmo, l'illusione di Koulibaly, il gigante, il paradiso di Raspadori, il bambino, in mezzo a 5 anni di Sarri a Spalletti, tra rimpianti e nuovi sogni, e poi tutto il resto del commento che vi chiedo, cari amici all'ascolto, vi consiglio di leggere la chiusura ad un cerchio proprio a casa della Juventus, Mimmo, altro finale forse che ha riesaltato la festa, non poteva esserci miglior finale. Ma sai, io sono da bambino, ero tifoso del grande Torino, penso un po' quanti anni ho, e quindi la Juventus ce l'ho proprio sullo stomaco da quando avevo 6 anni. Non la sopporto, poi lo sai che la prima partita del campionato italiano nel 29 fu Juventus Napoli a Torino, il Napoli finì con 2 feriti per come presi a calci, perdemmo anche perché l'arbitro naturalmente era molto, molto nordico, insomma le nostre solite lamentele, ma ormai le lamentele sembrano superate, non solo perché è arrivato Diego qua, il dio del calcio, e l'angioletto Pecci,
o Angiolone, come lo potrei definire oggi, ma anche perché adesso è un calcio diverso, giocatori diversi, professionisti più che fantasisti, cioè, ti faccio un esempio: ai tempi di Diego fare le caricature ai giocatori, sia scrivendone sul giornale sia tratteggiando un disegno, era facile. Adesso è difficile: se togli il torlo nuovo sulla testa di Osimhen, è difficile tratteggiare questi giocatori, sono quasi anonimi, anche se bravissimi. Beh, diverso. Sicuramente, Eraldo, in 5 anni cosa è cambiato? Mimmo scrive: è cambiato che il Napoli non con meno assi celebri, meno stelle trentenni, meno spogliatoi esauriti e delusi, meno gioco. Insomma, ha una squadra nuova di personalità e carattere, di palleggio verticale, di un centravanti vero, ha fame di gloria. Ma tutto vero, non c'è dubbio, c'è anche una squadra che per diversi mesi ha dato spettacolo, mentre, voglio dire, quella di Sarri sì, era un altro spettacolo, ma non si scostava molto dalle altre, voglio dire, vinceva ed era un gioco nuovo, era divertente. Quella di oggi ha dominato il campionato, infatti l'errore che si può fare è quello di dire che vince il Napoli perché l'Inter, perché il Milan, perché la Juve ha fatto poco. No, vince il Napoli perché ha giocato un grandissimo calcio e lo vince meritatamente, ma non c'era bisogno di chiudere il cerchio, perché il Napoli, a parte voi napoletani con la vostra scaramantia, lo sapevano tutti che aveva già vinto il campionato. Però forte simbolismo, Eraldo, no? Comunque lo sai, come diceva giustamente Mimmo, anche da queste parti sì, c'è un grande rivalità anche col Milan per gli anni 90, e tu ne sai qualcosa, sì, però. Anche devo dire con la Juventus, suggellare questo scudetto vincendo a Torino in quel modo al 93esimo, c'è più gusto, ecco questa cosa. Sì, è una chicca, certo, però devo dire che in Italia o sei juventino o sei anti-juventino, non è che sei un milanista, sì, anti-milanista, sì, vero. Perché la Juve è qualcosa di particolare. Io mi ricordo nel 29 non sono andato con Mimmo perché ero infortunato, voglio dire, a vedere il grande toro, però è così, in Italia è così. Io ho giocato diversi anni a Torino e tu ti accorgi che quella era una città di un re, di una famiglia, e questo ti porta tutte delle conseguenze che è facile immaginare anche come concorrenza, no, a livello sportivo. Però devo dire, a sua discolpa della vecchia signora, che in quegli anni c'erano i giocatori fantastici anche nella Juve, perché noi ce l'abbiamo con la Juve come emblema, come simbolo, a mio avviso, però se parli con Scirea, se parli con Zoff, se parli con diversi giocatori della Juve, Tardelli, sono ragazzi come noi, sembra impossibile, ma sono ragazzi come noi. Sempre impossibile, bello. E anche più bravi. No, per carità, ce ne sono, anche Bonek è sempre molto lucido, per esempio, nell'analisi, anche bravo, oggi, bravo. Assolutamente. Sì, ma giovane, poi magari Barzagli e Marchisio ultimamente hanno detto un po' di cose, un po' quasi da barzelletta, ci hanno fatto molto ridere. No? Uno che dice che se Kvaratskhelia fosse stato più alto non avrebbe messo in faccia, non ci sarebbe stato questa confusione sul pugno di Gatti. Quale confusione? Se Gatti è rimasto in campo, non c'è stata nessuna confusione. Sì, però ragazzi, adesso che vinciamo, facciamo un po' i signori, perché ma sì, se no anche noi facciamo degli errori, voglio dire, no? Però se noi, come non so, se la curva dell'Inter fischia Vlahovic non va bene, come se la curva della Juve fischia certamente Lukaku, fischia se o quando si insulta, fa qualcosa di male non va bene per tutto, ma noi tendiamo in Italia a scusare un po' quello che è dalla vostra parte, è vero. Criticare solo quello che è dall'altro, magari anche qualcuno dalla nostra parte è scappato a qualche frase assolutamente poco simpatica, voglio questo dire, sicuramente cui... Io sono sempre per il tifo pro, non il tifo contro, è ragionissima anche da queste parti. Bravo. Mimmo, hai scritto una cosa ulteriormente giustissima: la vittoria del Napoli è di un'azienda sana e vincente, in una compagnia di indebitate, apprendisti, stregoni, finti nababbi, trucchi e bugie. Effettivamente, poi ne riparleremo magari quando sarà matematico Mimmo, è la vittoria della competenza. Io non parlo e non parlerei di miracolo, ma di una grande vittoria di competenza, sacrificio e dedizione al lavoro. Non è solo... No, ma poi da 10 anni che il Napoli cerca di essere una squadra in più del secondo, del terzo posto. Sai, non è mica facile inventare una squadra a scudetto, bisogna avere tenacia. Il Napoli ci è riuscito sia prendendo dei giocatori anno per anno buoni, anche vendendone altri, ma soprattutto De Laurentiis al meglio di aver attaccato tutti gli allenatori, esclusi magari due che erano un po' di passaggio a Napoli, e Spalletti è stato un ternallotto. Adesso Spalletti mi diverte moltissimo, Spalletti a me mi fa morire, guarda. Se
andassimo lì a Pecce alle conferenze stampa di Spalletti sarebbe un teatrino sensazionale. Poco tempo fa no? c'aveva il sorriso sulle labbra, adesso la vedo tutto contento e vedo che anche il Bianchi era così, ti ricordi? Bianchi era sempre l'avevamo chiamato Orso, ma insomma Spalletti negli ultimi tempi ha cominciato ad allargare il sorriso, a fare le battutine, però credo che sia rimasto molto colpito, e io con lui, dalla eliminazione della Champions è avvenuta per merito del Milan, ma anche per molte circostanze e anche errori del certo, Napoli. Comunque insomma io volevo dire una cosa, guarda, sì. In realtà ha fatto un mestiere difficile, che è il mestiere del calciatore, ma per come parla, per come dice le cose, ma perché non hai fatto il giornalista insieme a me, andavamo in giro per il mondo a non fare un cazzo? Quando torno a nascere, Mimmo, quando torno a nascere, il problema era che in ritiro io leggevo un sacco, mi piaceva da matti, qualcosa probabilmente mi è rimasto, perché leggevo anche i classici. Tu pensa che c'è stato un anno che ho letto tutti i russi e non mi è venuta l'orchite, figurati un po', perché io ero predisposto, hai capito? Ma assolutamente, leggendo anche Libri Eraldo, è così. Perciò quando Diego ti diceva dammi la palla non ci sentiva, era lo dico. No, non mi è venuta, però hai detto tutto bene, ma quello che volevo dire è che sono stati molto bravi, però anche un po' fortunati, perché prendere dei giocatori come Kim, che non sottovaluterei, certo, come Clara, e pronti via, che danno il 100%, non è facile. Non era prevedibile, effettivamente. È bello anche che Raspadori, che è un bolognese come te, abbia messo suo suggello su questa vittoria. Sì, dopo sai, quando vinci, si trova tutti i particolari, tutti i tasselli che vanno al loro posto, però... Nell'arco tu hai visto che contro il Milan, voi menzionavate al Milan, Kvara un po' fuori forma e Osimhen fuori, sì. Il Napoli sembrava una squadra normale, non sembrava il Napoli che tutto l'anno si è accompagnato, sì. Per cui la differenza la fanno sempre questi ragazzi, la differenza la fa Diego, la fa Giordano, la fa Careca, la fa anche Pecci, per quello che faceva in campo e quello che dice fuori campo. A tavola ero più forte. Ma Eraldo, ti mando un grande abbraccio, grazie davvero, so che sei in giro, quindi buona festa delle liberazioni. Sono a Montegrill e devo anche pensavo fossi in aereo, Eraldo. No. Grazie Mimmo, grande. Ci vediamo la prossima vita. Ci vediamo la prossima vita. Che vengo nel 29 a Torino, la prossima vita vengo. Benissimo, fianco a fianco in tribuna Ciao, un abbraccio ad Eraldo Pecci, un abbraccio fortissimo anche al maestro Mimmo, però proprio al volo, non so se hai letto Cazzullo, c'è molta polemica, io non dico niente perché insomma... No, ma adesso tutti ci fanno la lezione, che ci lamentiamo, ma perché non c'è stando zitto? Ma piangiamo noi? Dico una cosa grossa che mi vergogna forse a dire, qua c'è sempre del razzismo. Si trattano sempre come gente, sì, stanno vincendo, però sono sempre quelli. Vincono gli scudetti, però si lamentano sempre. Ma insomma, vogliamo dimenticare i lamenti del Milan per i furti subiti, perché sono stati anche furti contro tutti il Milan, per carità. Errori arbitrali. Le lamentele, ma come mai? Insomma, lì sono le lamentele giustificate, fanno anche le radiografie degli arbitri. Appena noi ci lamentiamo un poco, ma noi siamo stati tartassati da sempre, insomma, perché giustamente noi non siamo ricchi, non siamo in prima linea, non abbiamo grandi l'unico paladino nostro è stato Diego. Senti Mimmo, ma uno che scrive, sempre Aldo Cazzullo, che è un grande scrittore, per carità, uno che ha scritto 2-3 mesi fa, è anche colpa di Maradona se i meridionali ce l'hanno con i settentrionali, che è una barzelletta meravigliosa. Cioè, Aldo è un grande, e in questa risposta è il cognome che lo frega. Un abbraccio Mimmo, grazie. Ciao, grazie al maestro Mimmo Carratelli. Vogliamo in pubblicità, tra un po' ancora aggiornamenti su quello che sta accadendo, cioè la riunione in prefettura, ma anche un capitano, uno dei capitani del Napoli De Laurentiis, per parlare di questa attesa meravigliosa verso lo scudetto. A tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Tanti, davvero tanti messaggi anche oggi. Grande Caratelli, chapeau, e ancora tanti altri messaggi. Domenica giochiamo a San Pietro. Ho capito questo. Da San Pietro, Forza Napoli, domenica scudetto, speriamo che giochiamo. Ah, domenica, Giacomo da San Pietro. Ho letto male, chiedo scusa. No, non è detto, anzi, è molto improbabile. Ancora in corso la riunione in prefettura per decidere anche su questo, ma anche sull'ordine pubblico per domenica, se dovesse poi comunque il Napoli vincere. Intanto, io abbiamo detto in questi giorni, non dobbiamo dimenticare coloro che hanno dato tutto, l'anima, per un Napoli meno nobile di quello attuale, che però hanno, con i primi anni De Laurentiis, gli ultimi prima del fallimento, contribuito a creare questo ciclo che dopo 18-19 anni ha portato il Napoli, o quasi, manca insomma il timbro della formalizzazione, lo scudetto. Tra questi c'è sicuramente Francesco Montervino. Capitano, buongiorno. Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, anche un po' tuo questo tricolore, Francesco, poi ti chiamerò anche a cose fatte. Ma sai, diventa sciocco dire sì, è anche un po' nostro, un po'... a me piace dire che abbiamo fatto parte di quelle persone che hanno messo la prima pietra, certo, di quello che poi è diventato, non è poco, un palazzo reale, non è poco, splendido. Noi siamo stati coloro che sono partiti, che hanno creato probabilmente di nuovo l'amore tra la società, la squadra e la gente, che si sono fatti voler bene, che hanno fatto i sacrifici, però poi è chiaro che questo è lo scudetto della squadra di quest'anno, che ha chiuso un cerchio fantastico che probabilmente dura da 18 anni, da 19 anni, quindi sicuramente ne facciamo parte, ma è giusto dare il merito a quei ragazzi fantastici di quest'anno e ricordare, come hai detto tu, che mi hanno messo la prima pietra. Beh, assolutamente giusto ricordarvi e ricordarli, e tra l'altro poi Montervino sponda una porta aperta, perché quello è tifoso del Napoli, non è che dice vabbè sì, è anche mio, e poi si gira, è entusiasta a prescindere insomma della vittoria del Napoli. Carlo scrive per esempio: Montervino sei un grande, già arrivano subito. E io lo ringrazio. Questa è la verità. La vittoria a Torino con la Juventus, Francesco, ha riacceso ulteriormente l'entusiasmo, come giusto che sia, dopo quella piccola delusione di Champions. Devo dire che poi anche la chiusura di un cerchio, no? Perché il tempo è sempre galantuomo. Juventus Napoli 0-1 2018, Juventus Napoli 0-1 2023. Guarda, serviva semplicemente per far riesplodere la festa, esatto, che ahimè o per fortuna era già un mesetto che in tutta la città di Napoli si stava pian piano facendo. L'uscita dalla Champions ha un po' raffreddato gli umori un po' di tutti, e a mio avviso serviva una botta importante, ecco, come quella della vittoria allo Stadium in quel modo, poi la, no, corrente di sempre, l'ultimo quel secondo, al 93esimo, sembra come se è fatta apposta per dire no, noi dobbiamo festeggiare tanto ancora, e quindi farlo con una vittoria splendida come quella di sabato, di domenica, è stato straordinario. Ma tra sabato e domenica, adesso vedremo se sarà sabato e domenica o dovremmo rinviare ancora qualche giorno, che fa Francesco Montervino? Sta da queste parti? Indossi qualche maglia particolare? Come tu pensavi, io sono il direttore sportivo. Lo so, certo. E quindi sono alle prese con la mia squadra al Catanano, giusto. Dobbiamo raggiungere i playoff, quindi sarò esaurito già per conto mio. Però poi mi auguro che la partita del Napoli si faccia domenica, magari anche domenica sera, in modo tale che possa vedermela con calma. Grande capitano Montervino, ti farei giocare gli ultimi 10 minuti di partita domenica per dare a voi fondatori i meritatissimi onori. Gennaro scrive, io dico, guarda, spero non, ci siamo... non sarebbe male, non sarebbe male, non ce la faccio messo? Più come una volta, però giuro che mi farei rispettare. Assolutamente, magari avrei, chissà se sarà il caso di fare qualche invito magari per il 4 giugno a proprio tutti gli azzurri che hanno messo le prime pietre di questo Napoli De Laurentiis. Nel frattempo, caro Francesco, ti mando un abbraccio, in bocca al lupo al Casarano, e ci vediamo presto. Grazie, Crepe, un abbraccio a tutti i tifosi del Napoli. Grazie a Francesco Montervino. Allora, ancora in corso la riunione in prefettura, però ieri per esempio sono state fatte varie richieste da parte di alcuni consiglieri comunali, anche dal presidente della Commissione Politiche Giovanili e Lavoro Luigi Musto, che abbiamo al telefono. Consigliere, buongiorno e buona festa della Liberazione. Buongiorno, buona festa anche a lei, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Non ci sono novità ancora dalla prefettura. Lei ha chiesto in particolare, al di là di tutto, anche un maxi schermo per canalizzare la festa domenica, se dovesse essere domenica il giorno giusto. Esatto, esatto. No, è stata una
una richiesta che mi è venuta, diciamo, da tantissimi tifosi che già dopo la vittoria con la Juve mi messaggiavano, mi hanno mandato di messaggi per cercare di capire come Napoli si stia organizzando per far fronte a questo tipo di evento grandissimo che aspettiamo da tantissimi anni. E perciò il giorno successivo ho fatto una nota al sindaco, all'assessore allo sport, per poter dare indicazioni rispetto a quello che possa essere un'eventuale festa a scudetto da poter festeggiare all'interno dello stadio Maradona nella giornata di domenica dopo la partita di Inter-Lazio, sperando che Napoli vinca con la Salernitana e che la Lazio non vinca con l'Inter. Questa è stata la mia idea che ho messo per iscritto e inviato all'amministrazione comunale. Non ci sono, diciamo, anche il sindaco Manfredi ha detto stiamo valutando, il prefetto stesso prima della riunione in corso, ripeto, in questo momento in prefettura aspetta più che altro alla Lega, non abbiamo indicazioni ancora su quello che sarà. È chiaro che in questo momento, consigliere, anche per la sua esperienza istituzionale, motivi di ordine pubblico potrebbero solo evidentemente produrre questa scelta, però il maxi schermo al Maradona magari con gli azzurri è un'idea molto bella, molto romantica. Sì, ma anche perché comunque ci troveremo in concomitanza con due eventi bellissimi che Napoli che sono al Ponte del Primo Maggio, dove avremo un'affluenza mai come è avuta negli ultimi anni, che si parla di 500.000 persone che arriveranno in città. Speriamo che questa benedetta festa per la vincita di questo aspettatissimo tricolore avvenga il più presto possibile, e potrebbe avvenire proprio nel giorno in cui di cui stiamo parlando, che è il giorno di domenica dopo la partita con l'Inter. Perciò c'è il Comic-Con, c'è il Gran Premio Tridagliano lunedì, insomma, davvero tante cose. Però diciamo, potrebbe esserci un'organizzazione tale da poter consentire che la gente venga contingentata all'interno dello stadio Maradona per festeggiare in maniera tranquilla, serena, con tutta la sicurezza possibile, questa giornata di festa che aspettiamo tutti da tantissimi anni. È chiaro che, nel salutarla e ringraziarla, lei attende le decisioni anche della prefettura. Dovesse rimanere tutto uguale, avrebbe in animo altre iniziative o altre proposte? Guardi, io ho fatto anche altre proposte in passato, dove potete nel poter festeggiare questa giornata mettendo macchine schermi un po' in tutta la città, che potrebbe essere un altro elemento, così da non congestionare poi il centro città, perché poi sappiamo bene, anche se sono giovane, però ricordo diciamo la vittoria dei primi due scudetti, non tanto il primo ma il secondo, ricordo bene che comunque Napoli fu invasa da gente che arrivava da tutte le parti per poter andare a vedere la partita all'ex stadio San Paolo. Perciò questa potrebbe essere un'altra idea, ma diciamo quella secondo me più congeniale in questo momento è quello di aprire lo stadio Maradona, così da poter consentire ad oltre 50-60.000 persone di poter assistere alla partita dell'Inter con la Lazio, sperando che questo possa consentirci di vincere lo scudetto e poi incominciare a festeggiare. Grazie al consigliere. Intanto ci sono un po' di notizie, un'ultimissima, l'ipotesi è quella della contemporaneità, partita domenica alle 12.30 con l'Inter Lazio, oppure il Napoli domenica alle 15. Prefetto parla con Lega e Piantedosi, ci sarebbe anche l'idea di una chiusura del centro cittadino con 90 varchi, 2.000 agenti che arrivano da Roma, esercito e vigili del fuoco a tutela dei monumenti. Queste le prime notizie che arrivano direttamente dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, in corso, è praticamente terminato adesso, quasi sta per terminare in prefettura, quindi vedremo. Intanto grazie al consigliere Luigi Musto, grazie a voi. Buona giornata. Dunque, ripetiamo ancora una volta l'ipotesi al vaglio in questo momento della contemporaneità, partita domenica alle 12.30, quindi tra Napoli, Salernitana e Inter Lazio, oppure il Napoli che potrebbe giocare domenica alle 15, non più sabato, evidentemente dopo Inter Lazio, anche perché chiaramente conoscendo il risultato di Inter Lazio, Napoli Salernitana avrebbe un valore ancora maggiore. Prefetto parla con Lega e Piantedosi, in ogni caso per ordine pubblico si ipotizza la chiusura del centro cittadino con 90 varchi.
2000 agenti in rinforzo da Roma e poi l'esercito e vigili del fuoco a tutela dei monumenti. Questa è la notizia, stasera vedremo ulteriori approfondimenti dalle 20 alle 21 in Marte Sport Live della sera. Ripeto ancora una volta, l'ipotesi al vaglio è la contemporaneità della partita del Napoli con quella dell'Inter con la Lazio domenica 12:30, oppure l'ipotesi anche di spostare il Napoli alle 15 domenica. Il prefetto Palomba è in contatto con Lega Calcio e il ministro dell'Interno Piantedosi per capire la fattibilità di questa soluzione. Intanto da parte mia Dario Sarantale è tutto, vi ringrazio, buona festa della liberazione, grazie al DJ Gigi Soria in regia, vi lascio a Marta Martinez e Gigi Rosa, dalle 20 torniamo con Marte Sport Live, ciao a tutti.